Hey guys, this is Jake, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo ancora qui su Plants vs Zombie Garden Warfare. Ho letto perché non mi ricordavo, ho avuto un mini lapsus. E vedo subito che ci avvertono con una scritta sperluccicosa di aprire un pacchetto che dovrebbe essere questo. Mazza che finezza, c'è un tizio con un casco, penso di diamanti, però non lo so. Va bene, apriamo. Olè! Vabbè, non facciamoci domande. Fra l'altro penso che questo qua sia il primo video che io registri su Plants vs Zombie con la webcam. Quindi, me coglioni, Tombe Giardini, vai. Posso tipo cambiare? No, non posso. Ok, quindi siamo con le piante. Io andrei con la mia Sparaplasma, che è la più figa che ho. La sensibilità è troppo alta. Aspetta un attimo che la abbasso. Tizi, no, muori, 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 muori. Madonna, che sto a fa'. Ci sono tizi che volano, non so perché, però ci sono. Zombie. Che poi, fra l'altro, io con le piante non mi trovo benissimo, eh. Io amo giocare con gli zombie su questo gioco. E giocare con le piante mi dà un senso di impotenza che voi non potete assolutamente capire. Tra l'altro, full HD, proprio high quality, full HD. Muori, mortacci due. Perché non muore la gente? Perché io sparo e non muoiono. Metti, che cazzo hai fatto? No, il turbo, devi mettere il turbo. Poggi, vai. Su, salva. Madonna, che salto che hai fatto. Naturalmente un'azione degna di nota della professoressa. Muoviti, spara, spara, spara. Morto, madonna. Oh, fratello, muori, muori. Grande. Cristo, Cristina D'Avena, sono morto. Poi, tra l'altro, lascio così gli occhi perché. Grande che ci sta a rianimare. Bravissimo. Pianta con un cappello molto imbarazzante. Però, sarei un po' stronzo, io te lo dico. Lancia la bombetta. Lancia la bombetta e sarei stronzo. Ma abbastanza, un po' tanto stronzo. Spero che il full HD vi piaccia, perché così il mondo ha una prospettiva diversa. Non è vero, però. Aumenta la qualità e quindi io lo metto perché fa figo. E sì. Ho deciso di fare un'altra cosa perché sto registrando un po' di video, non di fila, però quasi. Perché io praticamente ho solamente sabato e domenica libero. Ho questi 2 giorni da gestire. E quindi fra sabato e domenica ho in mente, perché non so se lo farò, però comunque questo qui è il secondo video che registro in serata, quindi io avrei in mente di registrare tutti quanti i video che metterò poi in settimana nel weekend, perché è l'unico spazio libero che ho di tempo, e poi durante la settimana io andrei solamente a montare, così da avere un po' più di tempo per fare cose, progetti miei vari che sto portando avanti. Quindi se faccio questo è anche per voi, per darvi un contenuto migliore, perché così non devo andare a perdere tempo a registrare ogni 3x2 e bestemmiare con dei tizi che mi ammazzano. Stiamo calmi, perché io lancio le bombe quando sono io zombie, no? Perché sono io lo stronzo zombie che muori, muoio. Se ogni bomba muoio. Quando sono io pianta, una volta sono pianta che mi dicono la tua bomba non fa da proprio, non fa danno. La tua. Perché gli altri sì, la tua no, perché tu sei stronzo. Proprio così fanno. Oh, ma sono qua. E qui l'azione, mortacci vostri. Perché non ci muori mai tu, eh? Perché non muori? Le bestemmie qua si sfregano proprio. Sto registrando questo video dopo il secondo video di Battlefield. Quindi ora sono tipo a mezzanotte e 10. Sto facendo questo video. Sono un pro. La cosa che mi stupisce maggiormente è che ci sia ancora gente a giocare a questo cazzo di gioco a mezzanotte e 10. Non lo so, perché c'è gente che ci gioca e questa è una cosa che va benissimo, perché così posso fare video anche dopo la mezzanotte, che è una cosa stupenda, che non pensavo di poterla fare. Prima lancio una bomba lì a cazzo di cane. Mo' ti giuro, carico un colpo e lo prendo tipo in testa, a 70 gli ho tolto. La cosa più brutta in un commentary è quando ti ricordi che stai facendo un commentary, perché il tempo lo passi a stare zitto e a concentrarti, perché dici, oh, voglio fare una bella partita, però voglio dire anche delle cose minimamente sensate. La cosa brutta è che ci riesci per pochissime volte a fare ciò, e quando tu ti ricordi che devi parlare anche per intrattenere, è una cosa bruttissima, perché non sai cosa dire e ti senti un po' come uno stronzo che tipo sta lì davanti alla webcam così. Minchia, come lo piglia quello? Che cazzo è? Perché nevica su a me? Che so, ho fatto Fantozzi, mi scusi, non è che so Fantozzi. Io sono Erpianta, mi chiamano così dal liceo proprio, Erpianta. Mi scusi però, mi sono messo in un cazzo di cose che non mi fa vedere niente. Vabbè, vaffanculo, quelle munizioni. Magari ci muoio con un colpo sopraccaricato, tu stronzo. Dopo la mezzanotte io vado completamente a puttane, divento anche zoppo a volte. Questo video penso uscirà un pochettino più lungo degli altri, perché sto registrando molto di più. Però questo qui uscirà più lungo perché bestemmio di più, quindi dico, tengo le parti delle, non è vero, però. Quindi, quando manca qua? Tipo, manca questa e poi c'è la villa che dobbiamo difendere. Là ci fanno un culo quando una cavanna. Muori, dove cazzo?
cazzo, ma gente che sparisce, se ne va, non so che cazzo devono fare nemmeno loro. È dietro, frate, ce l'è dietro. E non solo lo zombie, anche altro, vaffanculo. Salvo io. Sto scendendo veramente una cosa più lunga. Non vorrei fare delle allusioni non capite, però comunque una cosa abbastanza lunga sto uscendo. So che il cactus è la pianta praticamente cecchino. Io c'ho quello agrumato e prenderei questo qui perché è abbastanza figo. C'è proprio tipo arancia. E poi spara a raffica di 3, quindi potente. Poi lascia sta che non ne piglio una, però comunque è potente perché dice fa la tua porca figura. Non muore mai un cazzo di nessuno, però provo a lanciare un coso perché si sa mai che me lo abbattono questi stronzi. Anzi, facciamo cose stealth così non gira un po' i coglioni. Invece no, vengono sti cazzo di zombetti a rompere le palle. Poi, vabbè, buon altro secchio qua. Proprio è chiarissimo che noi perderemo questa partita perché a parte che ci muoio così. A parte questo. Poi siamo nella villa io non posso fare molto perché che cazzo è un culo questo. Metto un attimo delle trappole qui, delle mine, perché che cazzo è questo, mi scusi. Stava a mettere delle mine, è uscito sto cazzo di cipollotto. Un attimo che mi sparo all'ingegnere. Lo so, sono consapevole che ho fatto una partita veramente schifosa. Però tenete in conto che dopo di questo devo registrare un altro video e per stasera ho finito. Perché oggi è sabato e ho fatto uscire il video di Far Cry 4 del DLC, il primo video. Quindi è stato anche abbastanza figo, anche se lo so, un tantino corto. Però comunque è la specie di format che voglio portare sul canale. Perché troppo lunghi e bottoni coglioni e non vanno bene. Invece non dico di 3 minuti e mezzo come è uscito quello. Però almeno di 4, 4 e mezzo, 5 quando va buona. Però diciamo che il tempo deve essere quello, non più di... Vaffanculo, lancia, perché non lancia le mine? È stronzo proprio. Più di quello no, perché dopo... Sia per caricarlo sia per montarlo ci vuole un bordello di tempo. E io tempo in questo periodo non ne ho. E perché non lancio le cazzo delle madonna mia. Ma se quello entra vi giuro faccio un casino. Avete rotto le palle. Ma io qua vi prendo a cerchinate in faccia. Pianto una mina. Guardali quello col coso in testa. Col cazzo di caschetto in... Ma si può giocare con un casco in testa. Abbiamo perso questo che mi fa il culo a strisce, ma... Ragazzi è andata così. Non so perché a fine video mi è giusto sempre il ciuffo. Però va bene. Quindi se il video vi è piaciuto, cosa che dubito fortemente, lasciate un like, un commento e iscrivetevi. Qui da Jack è tutto. Il Samsung vi saluta. Noi ci sentiamo alla prossima. E con questa voce soave e da doppiatore che manco per il cazzo, ci salutiamo. Ciao. Faccio danno sicuramente.